San Giovanni, il voto al Movimento 5 Stelle è pari al 21,55%. San Giovanni. Questo è, siamo passati alla sette. Mi sembra che avete stato pure 19. Poi vediamo quali sono quelli che hanno preso il più. Poi Ponticelli, sempre 21,36%, pari a 3.423 punti. I dati di Ponticelli e San Giovanni siamo sempre lì. Sì, sembra. No, c'è il Partito Democratico a San Giovanni. Sì. Allora che vuoi sapere, Ponticelli? Se è la prima o la seconda posizione. Allora, fino a ora avevamo detto 10 solamente perché ne l'ho visto tutti. Siamo tutti i capelli, tranne San Giovanni. No. Allora, a Ponticelli siamo... No, a Ponticelli, il Partito Democratico è il primo partito. Allora, mi sembra la proposta del 28,15. E il secondo partito è il Movimento 5 Stelle, mi sembra. Forza Italia... No. Allora. Poi barra, 23,68%. Bene. 34. Sì, sono sempre al posto sbagliato. Ma così sei io. Controllo il mezzo. Asciu, modo passa così, non niente pure a me in due quadri. Vai. Questo qua è Forza Italia. Non è più. Il primo partito qua è Forza Italia, pari al 32%. Il secondo partito siamo noi. Milano 22,29%, il PD qua 23, per poco siamo secondi. Milano. Secondigliano 25,56%, 3.200 voti, pari, vediamo PD, 19, qua siamo primi, Secondigliano. Scampia 23,37%, 2.512 voti, eppure siamo primi qua. Chiaiano 28,81%, 3.909 voti, mentre il PD qua ha avuto 19% e Forza Italia 12%. Qua siamo andati bene, benissimo. Sì, 28%. Poi Pianura 26%, 4.240 voti, anche qui è più alto. Sì. Poi ci sta Bagnoli 26%, 1971 voti, per qua più alto insieme al Partito Democratico, ah no, un po' di più, 1963 voti, 200 voti in più. Fuorigrotta 27,41%, 6.436 voti, il Partito del Venuto, siamo sempre il primo partito. Vabbè, questi sono tutti i dati. Allora, che cosa ci dicono questi dati? Posso dire una cosa, mio modo di vedere, correzione volevo fare. Sì. Il confronto non è tanto appropriato, perché mentre il Movimento 5 Stelle è stata solo, gli altri... Infatti. Forza Italia, PD, siano molto più bassi, è normale, perché loro hanno le varie liste. Sì, ma infatti io ho portato i dati dei voti di lista, non dei voti di coalizione. I voti di coalizione sono un'altra cosa, è chiaro che i voti di coalizione siamo il terzo partito. Però a noi non ci sta più alle prossime elezioni comunali. Allora, voti vanno a se mi lasci, insomma, allora. La prima considerazione da fare è che noi rispetto a 5 anni fa ho avuto un risultato a dir poco fantastico. Perché 5 anni fa con Roberto Fico, ma non perché Roberto Fico, era nemmeno il 2%, siamo al 17%, mi sembra 10 volte tanto, non è poco a livello regionale. Poi a livello cittadino, adesso regionale 17%, a livello cittadino, città di Napoli, siamo la prima forza politica con il 25% dei voti. Questo è il dato importantissimo dal punto di vista politico. Che cosa ci dice? Ci dice che praticamente che i cittadini napoletani hanno dato al Movimento 5 Stelle una particolare fiducia. Questa fiducia noi la dobbiamo ancora conquistare.
In che modo si può conquistare ancora di più la fiducia dei napoletani? Cercando di loro, che cosa vogliono, i risultati? Cercando di andare a governare. Perché io sono stanco di farlo, cioè no, sono stanco. L'opposizione è importante, però la cosa più importante è quella di andare a governare un'istituzione, perché in base al governo i cittadini possono avere riscontro che noi abbiamo lavorato meno o più o meno. Allora, questa cosa del 25% noi ce la dobbiamo spendere bene, quindi partire già da adesso alle prossime comunali, che si avranno penso a aprile, maggio, tra 7, 8, 9 mesi, una cosa di più. E che cosa bisogna fare? Per la prima cosa dobbiamo lavorare ancora sui territori, come abbiamo fatto fino adesso. Anzi, voglio ringraziare tutti, perché abbiamo fatto un lavoro grandissimo tutti i giorni con i gazebo, noi in mezzo ai cittadini. In questo modo abbiamo avuto... Conviene un attimo. Quanti caffè? Sta camminando. Tipo è capace che sono ballo. Quindi dobbiamo lavorare sui periferi. Ritornando al comune di Napoli, allora, che cosa ci dicono? I cittadini napoletani ci dicono che noi vogliono avere un sindaco del Movimento 5 Stelle. Per arrivare a vincere, come la penso io, noi dobbiamo scegliere il candidato sindaco. Allora, le elezioni del sindaco è tutta un'altra cosa rispetto alle elezioni regionali e alle elezioni politiche. L'elezione del sindaco è proprio personale, la gente vota il sindaco, non vota nemmeno più il movimento. E con gente con 300 voti si diventa consigliere comunale. Che cosa voglio dire? Che più o meno, se paragonando, molto molto paragonando, possiamo fare la stessa cosa, però che l'handicap nostro qual è? La scelta del sindaco, noi la votiamo, è sicuro, questa la dobbiamo votare noi, i candidati qua presenti sono tutti potenzialmente candidati sindaco, non ci mancherebbe altro. Però io dico che la candidatura sindaco deve essere dal punto di vista carismatico molto chiaro. Ed è lui che deve portare il valore aggiunto in più al Movimento 5 Stelle. Attraverso lui noi possiamo puntare ad avere il sindaco a Napoli.